Allora, noi, Associazione dei Senegalesi di Salerno, che abbiamo creato nel 2001 per difendere i diritti e doveri degli immigrati senegalesi, ma in generale tutti, perché questi ultimi giorni ci sono anche i gambiani che fanno riferimento ai senegalesi, quindi è un'associazione molto nazionale. E questa associazione l'abbiamo creata nel 2001, poi avevamo lottato sempre perché per avere un spazio di lavoro, perché come sappiamo qua 90% anche di più fanno ambulante, quindi loro lottano per avere spazio di lavoro, perché come sappiamo dove siamo noi al sud non c'è quasi lavoro. I lavori che sono gli sfruttamenti, che ti fanno lavorare e ti pagano poco, per quello che tantissimo di noi fanno lavoro ambulante. Quando facciamo questo lavoro ambulante avevamo un spazio di lavoro, poi questo spazio abbiamo lottato tantissimo per averlo. Quando l'abbiamo preso, poi hanno buttato, diciamo, darci uno spazio che nessuno non voleva. Però, come noi sappiamo, la lotta alla fine tu accetti tutto. Noi abbiamo accettato questo posto, poi cominciamo a lavorarci. Dopo 2-3 anni, tutti vengono qua, perché come sappiamo, noi dove siamo ci sono sempre gli italiani, perché comunque noi scherziamo, noi divertiamo con loro, quindi loro dove siamo, noi loro si vengono a trovare. Poi la roba che vendiamo è una roba che si compra socialmente, perché sono le famiglie di disagi che hanno tanti figli e non hanno tanti soldi che vengono a comprare la nostra roba, perché costa di meno e sono roba fatta bene, perché comunque si può fare una bella figura con la nostra roba. Quindi loro cominciano a venire qua, poi al corso di Salerno qua è più animato, perché tutti lasciano il corso e vengono qua a Lungomare per comprarsi questa roba, poi è diventato un mercato. Pagavamo tutte le tasse che il comune chiedeva, poi alla fine un giorno, al 2009 o 2008, l'hanno tolto proprio, senza nessun motivo. All'inizio dicevano un motivo di sicurezza, poi sanno che non c'è problema di sicurezza perché queste spalle danno ai giostri. Poi alla fine dicono motivo di parcheggio, ma tutti sanno che tutti i mercati sono parcheggi al 99%, quindi alla fine non hanno più niente da dire. Che almeno l'ultima volta abbiamo sentito De Luca, presidente della regione, che comanda Salerno ancora, e ha detto che prima gli italiani, prima i concittadini, poi vedono a chi tocca. Allora noi non possiamo fare oltre che lottare, perché come tutti sanno i neri non hanno mai avuto nessuna opportunità senza lottare. I neri tutte le opportunità che hanno si hanno tolto, pure in Africa hanno tolto tutte le ricchezze che abbiamo portato in Europa, tutti lo sanno. Quindi continuiamo a lottare, però non è una lotta facile, perché come sappiamo, perché qua una città come Salerno non c'è tanti immigrati che lottano. Per esempio posso dire che sono quasi l'unico immigrato che lotta qua, quasi posso dirlo, perché sono l'unico, ho visto, perché ci sono tante associazioni, ma le altre associazioni non se ne fregano, perché secondo me sì, loro vivono bene, magari vivono meglio, perché loro alcuni fanno badante, alcuni fanno golf. Poi associazioni come dei neri ci sono solo le associazioni dei senegalesi di Salerno, qua a Salerno o altre città magari ci sono altre nazioni, ma qua a Salerno ci sono solo noi come neri. Allora, l'unica cosa che abbiamo fatto, continuiamo a lottare con il comune, diciamo. Abbiamo fatto manifestazioni più di 300 persone, che un amico mi ha detto che da tanti anni non è mai successo qua a Salerno. Abbiamo fatto altre manifestazioni sempre per lottare sempre di questi diritti, ma alla fine stiamo lottando sempre.